Marcello mi scrive: ciao Fede, ti seguo da circa 2 mesi e devo dirti che sei uno dei migliori di YouTube Italia. Appena fai un video, chiamare gli iscritti o comunque in qualsiasi altro video, chiama questo numero che sarebbe il mio. Grazie Fede. E quindi adesso noi andiamo a fare una bella sorpresa a Marcello, che non se l'aspetta sicuramente, e lo chiamiamo adesso. Marcello? Pronto Marcello? No, non ci credo. Manco io, calcola. Zitto, mamma mia, tu per non sto scherzando. Sto zitto o parlo? Situazione strana. lo so. No, comunque, guarda, tu hai avuto una grande fortuna perché sei stato chiamato appunto nell'episodio di Carriera che sicuramente guarderanno tipo 100.000 persone, perché a parte che è epico. Io sono tra queste 100.000. Bravissimo. Un gollone da parte di Ronaldo? Sì, per me. Ah, ok, va bene, ok. Lui dice questo. Vediamo un po', vediamo un po'. Ok, va bene. Perfetto, grazie. Ok. Ciao, ciao. Bella, ciao, buona ciao. Serata. Buon video, ciao, ciao. Bello. Un gollone da parte di Ronaldo. Vabbè. Sorry, I ain't got no money. Bella ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale con questo nuovo super episodio di Carriera, il numero 59. Ho controllato un secondo perché ho l'Alzheimer. Benissimo, siamo tornati qui con questo super episodio, non l'ho detto a caso, perché giocheremo ben 4 partite che vi andrò subito ad elencare. Quindi prima lo scontro diretto, se non partita scudetto, contro la Fiorentina, che è la seconda, meno 9 dal primo posto dove ci siamo noi. Poi giocheremo con il Milan, con il PAOK per chiudere il nostro girone, vedremo se passeremo agli ottavi di Champions oppure no, e poi con l'Inter, un'altra gara in trasferta molto importante, l'ultima di questo episodio, e poi ovviamente nel prossimo episodio si parlerà anche di mercato, perché chiuderemo dicembre e appunto inizieremo il mercato di gennaio, che sarà molto molto importante. Per l'appunto, già qui sotto cominciate, non vi dico a consigliarmi, ma a pensare a dei nomi che papabili insomma per il mercato di gennaio, che siano nomi intelligenti. Però, perché ne parlavo con un mio amico l'altro giorno che segue comunque la carriera, Luca, che saluto, è importante rinforzare questa squadra in vista della seconda parte di stagione, perché comunque vogliamo fare il triplete, è innegabile. Di conseguenza, volendo fare il triplete, forse abbiamo una squadra un po' corta, forse no, vedremo. Comunque dovremo fare un mercato intelligente e vedremo un po'. Per il momento sappiamo che la Juventus ha pareggiato perché è a 24 punti, sappiamo anche che al terzo posto momentaneamente c'è il Bologna, poi segue il Carpi, a pari merito proprio con la squadra emiliana, ma sappiamo anche che la Fiorentina, battendoci, potrebbe tornare al secondo posto da sola. E quindi andiamo al Franchi e vediamo che succede. Il campionato ha bisogno di verdetti, ci sono assenze pesanti come quelle del Milan e dell'Inter nella zona calda, ma ci sono anche belle sorprese come quelle della Bologna e del Carpi. Stasera però la prima e la seconda, almeno fino a ieri, ovvero la Fiorentina e la Roma, in ordine sarebbe il contrario, quindi la Roma e la Fiorentina si sfidano qui al Artemio Franchi di Firenze per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2017-2018. È una sfida molto importante per testare l'anti-Roma di questa stagione. I giallorossi hanno pareggiato 2 partite, che sono quelle contro la Juventus all'esordio e contro l'Atalanta in maniera un po' sfortunata, ma comunque entrambe allo Stadio Olimpico. Sono a più 9 sulle seconde, al momento a più 8 sulla Juventus che ha già giocato, e quindi prima di questa giornata, ripeto, a più 9 su Fiorentina e Juventus. E quindi proprio i viola, dato che comunque i bianconeri già li abbiamo affrontati e hanno dimostrato di poter essere in parte l'anti-Roma, toccherà proprio ai viola, come stavamo dicendo, dimostrare che il campionato è ancora aperto e non è finito a novembre. Sarà interessante vedere l'intesa tra Ronaldo e Kanté in quella zona di campo, perché è stata positiva fino adesso, però Ronaldo da lì è anche più vicino alla porta e può far male. Ora Aubameyang, c'è largo Salah che parte con il portoghese che va dentro, Salah lo ha visto, va sul mancino, la mette dentro, con deviazione, Ronaldo! Sul fondo! E qui ovviamente non potevo non galvanizzarmi per questa sforbiciata di CR7. Ottimo inizio da attaccante per lui, ha sfiorato l'Eurogol. Viene a prendere il pallone, poi serve Depay, dentro da Aubameyang, ripartita velocissima la formazione giallorossa. Attacca ancora l'africano che la va a mettere dentro per Kanté, che ci mette la punta e porta avanti i giallorossi dopo 9 minuti. È già 1-0 al Franchi. E allora l'anti-Roma forse non c'è, chi lo sa, perché
è vero che manca ancora tantissimo, sì, questo è vero, però è anche vero che ha giocato solamente la Roma in questi primi minuti. Prima una palla gol clamorosa con Ronaldo che ha provato l'Eurogol, adesso Kanté che fa comunque un grandissimo gol e la sblocca lui, la sblocca il francese dopo 9 minuti, solo Roma per adesso. Attende che salgano i compagni, riesce a servire Sala, poi c'è Kanté che va dentro, ha scoperta la Fiorentina, Kanté riesce ad arrivarci, c'è Aubameyang, c'è anche Depay, la palla sul secondo palo, il miracolo di Tatarusanu, proprio su Memphis Depay. E Roma che va vicino al raddoppio, rientra sul sinistro, Sala lascia partire il cross, deviato, per attenzione a Florenzi che si coordina, col pallone che va lontanissimo dalla porta di Tatarusanu, ma è ancora una grande Roma, è ancora una Roma che continua a far gioco, a macinare il gioco e a creare occasioni. Per Roncaglia che sbaglia tutto, attenzione a Ronaldo che vuole approfittare la Roma, ce ne sette dentro da Aubameyang che punta la porta, poi dentro ancora da Ronaldo contro Tatarusanu, è tutto troppo facile per lui che non può sbagliare e fa 2-0 al 36esimo. Fiorentina 0 Roma 2, CR7 a segno, e qui veramente tutto troppo facile perché sbaglia a centrocampo la Fiorentina, 1-2 tra i due attaccanti della Roma e poi è il numero 7 a concludere e a raddoppiare. Sembra veramente che non ci sia storia per il momento. Sì, va sul sinistro, le sue finte, poi Matos riesce comunque a trovare Rondon. L'apertura per Bernardeschi, che lascia sul posto Manolas, che è comunque fuori ruolo. La palla in mezzo, il colpo di testa. E Fiorentina che sfiora il gol con Pepito Rossi. Parte Badel sul primo palo, anticipato da Ragoschi, da Rondon che però non trova la porta. Ha rischiato qui la Roma. Nainggolan per Depay, Fernando Ronaldo, l'ha visto Depay, che gran palla Depay per Ronaldo! Ronaldo! Mamma mia! Spettacolo con CR7! Che gol! Al volo! 3-0! Non c'è partita! E non c'è neanche storia però! Tutti in piedi, tutti ad applaudire per questo meraviglioso giocatore, per questa Roma spettacolare! Il lancio di Depay è pazzesco! E poi è indimenticabile il gol al volo di Ronaldo che non lascia scampo a Tatarusanu e la Roma la chiude così, 3-0 e tutti a casa. Dopo un primo tempo senza storia, la ripresa inizia con un cambio, fuori Memphis Depay e dentro Vaclav Czerny per questi secondi 45 minuti, ottima prova da parte dell'olandese che ha sfiorato il gol quando eravamo 1-0, ha sfiorato il gol del raddoppio e ha fornito un assist meraviglioso per Cristiano Ronaldo e quindi fuori il numero 10 che si riposa per le prossime sfide che saranno contro Milan, PAOK e Inter. Kanté invoca il pallone, lo riceve, va dentro Nainggolan, poi l'assist per Emerson, al centro c'è Czerny, visto e servito col palo clamoroso, non l'ha toccata Czerny secondo me perché è stato anticipato di Sosa. Adesso attenzione ancora a Viola con Rondon che la mette al centro, ottima idea, Reiter Matos trova il gol della bandiera. E quello che forse può accorciare le distanze in maniera importante, 1-3. Per adesso non sembra cambiare nulla, ma fidatevi che nella testa dei giocatori qualcosa cambia sicuramente, perché adesso attaccheranno con più insistenza e starà a noi coprire gli spazi e non lasciarli soprattutto. Ma di attenzione sul 3-0, è vero, ci può stare perché siamo stati perfetti in un'ora di gioco, ma ora basta. Finisce qui al Franchi, 8 meraviglie della Roma, l'ottava vittoria di fila. Sembra veramente non volersi più fermare la squadra di Federico Marconi, che sta dominando in lungo e in largo questo campionato, almeno per il momento, perché va più 12 sulla Fiorentina che era seconda. E comunque adesso stiamo un po' a vedere il cammino delle altre, perché oggi noi abbiamo fermato la Fiorentina e andiamo ad aggiungere 3 punti a quei 9, quindi andiamo a più 12. Inoltre saliamo anche sulla Juventus, allunghiamo anche sui bianconeri che hanno pareggiato e quindi non è un più 12 ma è un più 11. A questo punto la classifica comincia veramente a farsi cattiva per le nostre dirette concorrenti, perché dirette non ci sono più. Guardate un po' la situazione, più di 10 punti alla seconda e la seconda è la Juventus, non è una squadra da poco. Non esistono partite scontate e non esistono neanche gli avversari deboli. Quelli sembrano, comunque li facciamo sembrare noi così semplicemente perché siamo superiori, ma prima di dirlo dobbiamo dimostrarlo, specialmente se poi, ricollegandoci al discorso di prima, l'avversario si chiama Milan, perché non basta un decimo posto in classifica contro il nostro primo per farci pensare che sia una partita scontata. Buonasera dallo Stadio Olimpico, buonasera a tutti, questa è Roma-Milan, è la 14ª giornata di Serie A, poi qui a vuoto tutti, tranne Florenzi che è ben posizionato, rimarchio Cenocerino. Sta attaccando prepotentemente il Milan,
Molto aggressivi i rossoneri da questi primi 10 minuti. Ora Kučka, zona tiro, lascia il premio a Verdi che va sul mancino, che è il suo piede preferito, lo libera Umtiti. E poi il colpo di testa di Kučka che termina sul fondo. Rapida analisi su questi primi 10 minuti di partita. Ottimo inizio del Milan, molto aggressivi. E adesso per la prima volta si affacciano anche concretamente dalle parti di Dragoschi. Tongen, poi il pallone che arriva a Bacca. Ottimo suggerimento per Bacca che va sul mancino. Lo libera con deviazione, palo. Poi Ronaldo Gabriel, che è fortunatissimo perché si ritrova lì sulla ribattuta e sul tapin del portoghese. Praticamente di petto è riuscito a respingere la conclusione di CR7, il brasiliano portiere del Milan. E si salvano i rossoneri. Prima palla gol per la Roma. Regali del Perona De Sciglio. Allora attenzione a Verdi, riparte il Milan con il suggerimento per Meness. Scopertissima la Roma. Attenzione a Meness, al centro Luis Adriano. Meness sul destro e la risposta di Dragoschi che è volato. E secondo me qui non ha fatto il massimo Meness perché è rientrato e quello ok, ma poi secondo me devo calciare a giro. Lui invece sceglie la potenza. Dragoschi è attento e dice di no. Lo stacco di Vertonghen, quello di Verdi ad anticipare Nainggolan. Ora Meness cerca spazio, ancora Meness dentro da Luis Adriano. Scoperta la Roma, occhio a Luis Adriano. Milan in vantaggio, ha segnato il brasiliano al 45esimo. Si sblocca la gara dell'Olimpico nel modo più ingenuo secondo me, perché potevano segnare diversamente in altre occasioni, invece segnano così, attaccando centralmente. Si apre la difesa della Roma e non sbaglia il numero 9 che fredda Dragoschi, 1-0 per il Milan. Finisce qui il primo tempo, un bel primo tempo oggettivamente, anche se ci piace meno il risultato perché il Milan è in vantaggio, anche forse in parte meritatamente. C'è De Rossi, pallone per Depay. Cerca spazio, Depay la porta sul destro, Depay prova a calciare e c'è Gabriel a dire di no. Entra, ottima idea da parte del gallese che deve resistere, c'è Ricci dalla parte opposta, visto e lanciato, lanciato per la verità Bacca e non Ricci, e che esce nella torre qui Carlos per Ricci che prova fino alla fine e alla fine rischiano anche dietro. Sarà fallo laterale a favore della Roma che insiste. Cercato De Rossi. Poi Florenzi arriva in traversone a cercare Ronaldo. Abate, l'ultimo a toccare, calcio d'angolo per la Roma. Ci vogliono forze fresche però. Ci sono dei cambi in casa Roma, fuori Depay e Ricci, dentro Odegaard e Kanté. Si passa dunque al 4-3-3, come sapete, come ormai siamo soliti fare nei momenti di difficoltà, che per la verità in campionato non vivevamo da parecchio tempo. Comunque ottimo Milan stasera. Parte Nainggolan a cercare proprio Odegaard che la tocca solo e poi calcio di rigore. Non so cosa sia successo, immagino un fallo di mano, ma calcio di rigore per la Roma. La cambia subito Odegaard, appena entrato in campo. E allora la chance per il pareggio ce l'ha proprio lui, Cristiano Ronaldo. Di fronte a Gabriel. Va Ronaldo! Rimane fermo Gabriel! È 1-1 all'Olimpico! E poi non riesce neanche il portoghese a tornare a prendersi il pallone perché viene disturbato proprio dal portiere del Milan che inavvertitamente lo ha colpito, ma comunque la cosa più importante è che cambia il parziale Roma 1, Milan 1. E il terzo gol consecutivo per Ronaldo dopo i due alla Fiorentina. Pescara che noi affronteremo solamente a gennaio. Quanto riguarda il calendario l'abbiamo visto prima. Ora il Sharawi sale, attenzione al Faraone che mette al centro Verdi, Dragoschi! Ha sbagliato all'ultimo Verdi che si era proiettato molto bene in area di rigore, ma un tocco di troppo e quindi nulla di fatto. Qui poi Bacca inspiegabilmente torna addirittura da Umtiti, ma comunque attacca la Roma che riparte con Ronaldo dentro da Kanté. Adesso la vogliamo anche vincere. Il suggerimento proprio per Bacca, il pallone sta diventando buono per De Rossi. Chiude il Milan che ha difeso benissimo. Ha giocato comunque una signora partita, lo stavamo dicendo anche prima. Al centro Kanté non ha particolare fretta, c'è John lì vicino. Lasciato il pallone a John che lascia partire il cross per Ronaldo, esce Gabriel, è uscito molto bene Gabriel, coi pugni, senza paura, ma ancora Roma che insiste, anche noi senza paura, con Florenzi, che pensa a destro, Gabriel in calcio d'angolo, un bolide di Alessandro, palla in angolo. Adesso proviamo ad andare in attacco totale nella finale, attenzione a Ronaldo che va l'uno contro uno Abate, lo salta, ancora Ronaldo che prende il fondo, saltato esteso, calcio di punizione. Brutta entrata di Abate, netto ritardo, minimo cartellino giallo, anche massimo cartellino giallo in realtà, perché non è che possiamo ambire a molto di più. Ma la Roma la chiude avanti, la chiude con l'assedio finale, con Ronaldo. È pronto lui. Attenzione
Occhi saltatori. Va Ronaldo nel mucchio. Secondo palo, Nainggolan. Pallone rimesso al centro. Anzi, verso Ronaldo che la va a rimettere dentro per Kanté. Che manca il controllo. E adesso attenzione per al contropiede. Non c'è neanche tempo. È 1-1. È una bellissima partita. Complimenti a Roma e Milan. Finisce in parità allo Stadio Olimpico. La Roma che si ferma a 8 vittorie consecutive. Il Milan che dà un segnale importante al campionato. Roma PAOK, partita molto importante, partita che può essere decisiva per questa stagione. Noi puntiamo al triplete e quindi intravediamo già gli ottavi di finale, ma nulla è scontato, perché di fatto è quello che abbiamo imparato in questi anni. Nulla è scontato è anche una frase che vi sto ripetendo tantissimo in questo episodio, perché è vero. Dragoschi in porta, i due centrali Manolas e Umtiti, Florenzi a destra, Jonas a sinistra, Kanté e Nainggolan davanti alla difesa, Odegaard ad agire alle spalle di Salah, Depay e l'uomo del momento, Cristiano Ronaldo. Questi gli 11 anti-PAOK scelti da me. Questa la neve, questa l'atmosfera dello Stadio Olimpico. Giocarla bene da subito, perché sappiamo che con la passare dei minuti il campo diventerà praticamente impraticabile e soprattutto sempre più bianco. Kanté dentro da Florenzi che si fa subito vedere davanti. Occhio a Florenzi, riparte Kanté, il pallone alzato proprio per lui. Kanté al volo! Kanté! Mamma mia! Cosa sta succedendo oggi? Due sul cronometro, neanche a dirlo. N'Golo Kanté, Roma 1, PAOK 0. Ancora Memphis, vuole liberare questo destro. Ora può! Depay! Finalmente 2-0 della Roma, e finalmente lo dico perché questo gol sono 85 minuti che prova a farlo. Arriva il raddoppio che chiude, sancisce la vittoria della Roma all'85esimo. Poi altro pallone in mezzo, attenzione a Kitsu che calcia in porta, palo, ma c'era la bandierina, no, c'è calcio di rigore. C'è calcio di rigore, il fallo di Manolas. Non so che fallo fosse, vediamo un po' da qui, forse non su Kitsu ma su Berbatov nel tentativo di respingere la conclusione. Un fallo ingenuo, un fallo in realtà anche sfortunato di Manolas che non voleva farlo. Parte Klaus Dragoschi, bene così, anche un rigore parato. Poi Kitsu in verticale per Case. Attenzione al PAOK che gol lo vuole segnare comunque, e arriva Case con un bellissimo destro al volo, neanche a dirlo, 2-1. Neanche ho finito la frase, stavo dicendo il gol lo vogliono segnare comunque, e a me dà fastidio averlo subito perché avevamo evitato il calcio di rigore. Un gol che assomiglia un po' anche a quello di Kanté per la dinamica più che altro, anche se sono due gol diversi e due gol che pesano diversamente, perché quello di Kanté ci sta regalando a conti fatti un passaggio del turno, perché finisce qui, ha vinto la Roma, esulta l'Olimpico, siamo agli ottavi. Ebbene così, perché comunque facciamo un riepilogo di questo girone splendido. Splendido sicuramente perché abbiamo saputo soffrire, abbiamo saputo vincere, abbiamo saputo perdere. Anche se le due sconfitte hanno bruciato un po', perché questo non possiamo negarlo, soprattutto quella contro il Marsiglia. Questa contro il PAOK sapevamo che fosse un quella dell'andata contro il PAOK sapevamo che fosse un passo falso che non si sarebbe ripetuto. È anche vero che poi c'è stata un'altra sconfitta, quella sempre in trasferta contro l'Olympique, ma è anche vero che lì era una partita diversa. È stato importante perché poi abbiamo concluso il girone con 3 vittorie di fila e quindi abbiamo confermato di essere continui. E adesso che dire, ragazzi, testa agli ottavi, speriamo che nel sorteggio ci dirà meglio dell'anno scorso, visto che l'anno scorso abbiamo preso il Barcellona, però come l'anno scorso abbiamo vissuto delle emozioni da brividi, veramente. Quest'anno potremo rifarlo e magari riusciremo anche ad arrivare fino in fondo. Diamo un ultimo sguardo ai gironi prima di andare oltre. E quindi la Roma che si qualifica a meno uno dal Marsiglia. Pensate che se non ci fosse stata quella sconfitta, o se soprattutto fossimo riusciti a non perdere quella partita, perché non dico tanto vincerla, ma soprattutto a non perderla, perché bastava un punticino in più per noi e di conseguenza 2 punti meno per loro, sarebbe stata tutta un'altra storia. Non ci è andata comunque malissimo nel sorteggio e adesso vi farò vedere perché. Questi infatti sono gli ottavi di finale. Andiamo, avete già visto ovviamente il nostro, li avete già visti tutti, ma io adesso ve li elenco. Valencia-Arsenal sarà il primo ottavo, poi Milan-Borussia-Dortmund, Marsiglia-Manchester City, quindi ragazzi, meglio essere di secondi paradossalmente, Chelsea-Lione, Lazio-Manchester United, ciao ciao, Bayern-Monaco-Benfica, Atletico Madrid-Roma e Paris Saint-Germain-Barcellona. Perché vi ho detto che è meglio essere di secondi?
È di tutto rispetto l'Atletico Madrid, sicuramente, un avversario che poi nella realtà è arrivato anche due volte negli ultimi 4 anni in finale di Champions, anzi due volte negli ultimi 3 anni, per essere ancora più precisi. Però è anche vero che il Manchester City, ragazzi, mi fa un po' più di paura e soprattutto ha più campioni in campo, ha giocatori che possono metterci più in difficoltà e per le nostre caratteristiche, fidatevi, che è meglio aver incontrato gli uomini di Simeone. Sicuramente è meglio non aver incontrato il Barcellona, dato che comunque abbiamo preso una spagnola, c'è sempre quel rischio, non si sa mai. E quindi noi l'abbiamo evitato così. Facciamo un rapidissimo salto in ufficio che stiamo facendo adesso. Ci rispostano delle partite di un giorno in realtà. Questo perché ovviamente hanno sorteggiato questo ottavo. Adesso cercheremo anche di capire quando si giocherà. Perché a febbraio, precisamente il 20, affronteremo l'Atletico all'Olimpico. E sapete quanto io non ami particolarmente partire in casa. E quindi già questo ok. Quindi ritorno, giocheremo da loro il 14 marzo. E quindi va bene così. Peraltro, dopo l'Inter e dopo il derby. E quindi sicuramente non arriveremo neanche al massimo. Sarà importante, voi mi direte, fare benissimo all'andata, soprattutto perché il calendario ce lo consente un pochettino di più. Possiamo dare tutto qui perché poi contro il Carpi sicuramente potremo far girare un po' più la squadra. Solo che il Carpi comunque è su in classifica. Vabbè, diciamo che sono ragionamenti da non fare adesso a dicembre, ma da fare poi a febbraio. Per il momento andiamo a chiudere l'episodio, andiamo a giocare contro l'Inter a San Siro. Sei per un gol, io darei la mia vita, che in fondo lo so. Per molti anni è stata la sfida clou del calcio italiano, adesso è la sfida da cui entrambe vogliono ripartire, l'Inter per tornare competitiva in Serie A e soprattutto per tornare a lottare per un posto minimo in Champions League, la Roma invece per semplicemente tornare alla vittoria dopo il passo falso in pari contro il Milan che ha interrotto una striscia che durava da 7, anzi da 8 partite di fila. E quindi buonasera da San Siro, buonasera dalla Meazza, buonasera dalla Scala del Calcio. È Inter-Roma, è la 15ª giornata di campionato. Godetevi lo spettacolo, perché stasera sicuramente lo vedremo. Nainggolan, per Emerson, proprio CR7 che si fa vedere. Ottimo periodo per il portoghese che qui arriva bene sul pallone, nonostante parte largo oggi, vediamo un po' come giocherà. Qui passa subito molto bene Ronaldo fino in fondo. Ronaldo può metterla dentro, così è per Salah. Perin la mette in angolo, subito lo show di CR7. 3 minuti sul cronometro e l'Inter ha capito chi ha contro. Parte Mohamed a cercare la testa di Umtiti, ma trova quella di Ronaldo. Ancora lui, sempre CR7. Fa 1-0. Dopo 5 minuti è già avanti la Roma. Incredibile, davvero. Io ero andato a staccare con Umtiti e invece l'ha presa Ronaldo, l'uomo della provvidenza. Si è veramente sbloccato un periodo magnifico per lui, questo qui. E sicuramente l'episodio è il suo, se l'è prepotentemente preso, come questo pallone di testa. È 1-0 per la Roma. Uno che invece stasera c'è, ma non ci sarà agli ottavi, e sarà. E intanto è scoperto l'Inter, perché può attaccare ancora Bacca, di fronte a Perin. Col sinistro Perin, non bene, poi con Ndombia, e ancora Perin la ritrova, anzi non con Ndombia, ma beh, sicuramente non lui, per motivi di carnagione, diciamo. Anche se il nome era simile. Salah, per Aubameyang, sta partendo Bacca, ottimo suggerimento. Poi aveva dentro ancora Aubameyang, che prova a calciare con Perin, che la mette sopra la traversa, torna Aubameyang, ormai non segna da un paio di partite per quanto riguarda il campionato, anche perché non le ha giocate fondamentalmente. Il contropiede si butta a corpo morto Umtiti, ma non riesce a chiudere. Quindi l'apertura per Brozovic. Qui è scoperta la Roma. Suggerimento per Icardi che guarda un attimino come è posizionato Dragoschi, ma calcia comunque malissimo. Troppa fretta per lui. Sinistro pessimo. Palla sul fondo. Condobbia. Via Viani. Ecco il traversone morbido. E Guarin fa impazzire il Meazza. E fa 1-1. Bravissimo ad attaccare il primo palo il colombiano. E sorpresa qui la difesa della Roma. E quindi a 20 minuti dal termine cambia il parziale a San Siro. Inter 1, Roma 1. La firma è del colombiano. Jovetic. Ancora con Ndombia. Dentro ancora da Yo-Yo. Occhio a Jovetic che passa su Florenzi. Poi l'apertura per Guarin. Attacca l'Inter, si accentra Guarin. Vuole liberare il destro. Solo! E poi Dragoschi. Parata importantissima. Questa di Bartolomei. Guarin era stato lasciato solo dalla difesa della Roma che si è aperta. Occhio all'Inter, altro pallone dentro. Ancora Guarin, 2-1. 2-1.
Però ci sta, era nell'aria questo gol. Guarin 30 secondi fa l'ha sfiorato. La doppietta del colombiano, l'Inter è in vantaggio. E sentite che vi sto per dire, sarebbe la prima sconfitta in stagione della Roma, per quanto riguarda il campionato ovviamente. Perché la Roma ha perso due volte in Champions League, mai in campionato. Eravamo imbattuti e vogliamo continuare ad esserlo, quindi tutti in avanti, non ci stiamo. Aubameyang che va dentro, dei pai fino in fondo, steso, questo è fallo, questo è fallo, questo è calcio di punizione per la Roma. E c'è anche il piede caldo di Memphis, che ha messo a sedere un avversario praticamente, poi subito anche fallo. Vediamo Memphis da qui, 84 sul cronometro. Concentrazione, concentrazione, perché il talento c'è. C'è anche l'occasione di far bene da qui, però deve esserci la concentrazione. È tutto pronto, l'arbitro sistema la barriera con Perisic che già prova a fare qualche passetto più in là. Depay è concentratissimo sul suo destro, la possibilità di pareggiarla. 26 metri, parte Depay per In, con un miracolo, con un miracolo vero e proprio per In. Finisce qui, ha vinto l'Inter, una vittoria regalata all'Inter purtroppo, e quindi arriva anche la prima sconfitta che spero non ci demoralizzi, perché va bene, dai, dobbiamo lasciarcela alle spalle, può succedere, sarebbe stato praticamente impossibile finire il campionato imbattuti perché sono tante le partite, sono 38 e come vedete comunque in questa fase una ne potevamo perdere. Io direi che per il momento ragazzi vi saluto perché non ho più voce come sentirete, però devo chiedervi una cosa proprio che mi viene dal cuore. 1000 like per questo episodio, perché intanto c'è il gol meraviglioso di Ronaldo, ma non solo il gol, perché poi ne ha fatti tanti, ne ha fatti 4 in questo episodio se non vado errato, e soprattutto ha giocato molto bene lui e tutta la Roma, anche se poi sono arrivate anche delle sconfitte. Guardate anche la classifica marcatori quanto è bella, con Aubameyang e CR7. Comunque la chiudo qui, 1000 like anche perché sono 4 partite che non ve le portavo tipo da una vita. E quindi lasciate anche un commento qui sotto, mi raccomando, cominciate anche a pensare voi a come rinforzare questa Roma, perché comunque, ragazzi, voi pensate, questa Roma è perfetta, al di là che ha perso, comunque sembra perfetta, quando gioca bene, ovvero sempre, gli avversari sono quasi messi al tappeto, ecco, come fare a rinforzarla? Non lo so, io personalmente non lo so, ma so che qualche rinforzo nella seconda parte di stagione è obbligatorio, e quindi consigliatemelo voi. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo con i prossimi video, e un bacione, bella raga. Si poi la Ingolan nello spazio riesce a passare, manda Aubameyang, attenzione che è subito sotto per Leverkusen. Aubameyang prova subito!